deriva dal database che Ethical News sta sviluppando ormai da 6 anni sui prodotti di investimento responsabile in Italia e che è stato trasportato in piattaforma Analytics, in piattaforma digitale di Moneymate e che adesso viene proposto come un tool di lavoro per orientarsi in un mondo, quello ESG, che come tutti conoscono, insomma chi ci sta seguendo immagino sia del campo, sta esplodendo e appare anche un mondo complesso nel quale orientarsi. Ora, io non so, la mia presentazione io qui non la vedo. Ok, ci siamo. Vedete, sono del risparmio, ore 9, benvenuti sulla frontiera ESG, quindi cambio le slide senza dovermi spostare e andare al palco. L'obiettivo di oggi è quello di far capire come uno strumento del tipo Atlante SRI possa aiutare a orientarsi, vedete, ho messo un'immagine di una bussola, in un mondo, come dicevo prima, che ha aumentato la sua complessità. Qui è una citazione di dati di un articolo uscito quest'estate, in cui Morningstar, in cui vedete la percentuale, vediamo se ho anche il laser qui che mi aiuta. No, devi puntare devo puntarlo dietro, è troppo complicato. Io dicevo, vedete, siamo già a un fondo su 4 che attualmente rientra tra articolo 8 e articolo 9, che vuol dire un volume enorme. E cosa succede? Qui, perdonate come dire, la grafica un po' naif, ma è per dare l'idea. Come scegliamo, come ci orientiamo all'interno di questo mondo se tutti siamo quantomeno articolo 8? Quindi la complessità si moltiplica in termini quantitativi e qualitativi. Oggi, dicevo, siamo qua per presentare come strumento, come tool di lavoro tra SFDR e ESG Identity dei gestori, l'Atlante SRI. Due parole con quello che intendiamo con ESG Identity, intendiamo che per orientarsi diventa fondamentale non solo la label del prodotto, ma comincia a diventare cruciale nella scelta da parte dell'investitore anche l'identità di chi sta dietro questo prodotto, ed è ciò che noi chiamiamo ESG Identity, ovvero la modalità di governo, la modalità di pensiero, la modalità di azione intrinseca, strutturale della SGR che ci sta vendendo il prodotto, o se vogliamo nella stessa rete del consulente che sta vendendo il prodotto. Partecipano, come dicevo prima, siamo il sottoscritto Luca Testoni, Alessandro Ferretti e Enrico Camerini, che ha avuto qualche problema in termini di allocazione dell'auto. Oggi parleremo quindi dell'Atlante SRI, daremo un quadro di cosa significa muoversi nello scenario ESG in Italia, quindi i numeri che riguardano gli ETF SRI e i fondi SRI legati al nostro Atlante, il nostro database è l'unico che raggruppa con determinati criteri l'insieme di questo mondo in Italia. Andremo a vedere come l'Atlante SRI aiuta a muoversi all'interno della Sustainable Finance Disclosure Regulation e quindi introdurremo anche un parziale concetto di ESG Identity andando ad esaminare gli approcci che vengono utilizzati dal gestore nel proporre un fondo responsabile, i diversi approcci. E anche questo viene, come dire, anche questo aspetto si può rintracciare attraverso l'Atlante SRI. Allora, quindi molto rapidamente adesso entriamo nel che cos'è l'Atlante e che numeri ha. L'Atlante include queste tipologie di fondi che vedete, fondi ed ETF, il nome indicano esplicitamente l'impostazione SRI, esplicito mandato SRI presente sul KID, o comunque fondi che a seguito del nostro esame, della nostra analisi, hanno almeno uno dei fattori ESG. Ha raggiunto un numero importante, ci sono 242 ETF, sono anche quotati su borsa italiana, in termini di fondi siamo a circa 2.500 classi. Andiamo a vedere un attimo gli ETF, 19 casi di gestione, 6 categorie, ancora gli ETF azionari sono in misura preponderante. È evidente la crescita di questo prodotto. Gli ETF SRI sono il prodotto che negli ultimi 2 anni senz'altro ha avuto un incremento percentuale maggiore. Vedete i numeri, questi sono i singoli rettangoli, ci indicano quanti ETF sostanzialmente sono fatto il loro ingresso sul mercato anno per anno.
comincia ad essere un patrimonio di tutto rispetto, siamo a 105 miliardi di euro al 30 giugno 2021. Chiaro che questo è un patrimonio che raggruppa il valore del sottostante dell'ETF, anche se non è raccolto in Italia, cioè il prodotto è venduto qui, il valore a cui noi facciamo riferimento è quanto massa in gestione ha e le masse in gestione. Buongiorno. E le masse in gestione non necessariamente sono state raccolte unicamente in Italia. Andiamo ai fondi, dicevo. È arrivato il nostro terzo speaker. Allora diciamo siamo a 2500 classi, messe 100 case di gestione, suddivise in 9 categorie, anche qui un rapido spaccato. Anche qui dominano ancora i fondi azionari, vedete poi tematici e a scendere. Questo comunque è già un'idea di come l'Atlante SRI sia segmentato e sia in grado di monitorare asset class per asset class. Qui vedete anche nei fondi un'importante crescita, un'importante derivata prima, diciamo fino almeno al 2020. Nel 2021 ci fermiamo a giugno, non c'è ancora l'effetto qui numerico, quantitativo dei fondi SFDR che sono, come dire, inclusi in queste settimane, quindi abbiamo dato il numero a giugno 2021, però ce ne sono almeno tra i 2 e i 300 che vanno ad essere inseriti in queste settimane. Patrimonio complessivo 308 miliardi, quindi facendo la somma tra fondi ed ETF siamo ormai ad un valore che si avvicina che supera abbondantemente i 400 miliardi di euro. Muoversi nella SDR, quindi entriamo un po' nel upgrade che consente questo strumento al di là del tracciare il perimetro di cosa siano oggi i prodotti responsabili in Italia. Qui ho messo la bussola, la rosa dei venti, diciamo con la SDR arriviamo a coprire tre quarti del nostro spettro di analisi. La conoscete cos'è la SFDR, l'entrata in vigore il 10 marzo, quantomeno nella prima parte, articolo 9, articolo 8 e articolo 6, dark green, light green e grey, quindi non connettibile alla sostenibilità. Andiamo a vedere un primo risultato che consente l'analisi con Atlante SRI. La prima indagine fatta sulla classificazione SFDR di aprile, quindi a solo un mese dall'entrata in vigore della norma, evidenziava che il 16% dei fondi non era ancora stato classificato, quindi diciamo che era un 16% che ancora era, tra virgolette, fuori legge. Cosa interessante è che a distanza di pochi mesi è solo il 4% ancora i fondi da noi monitorati che non ha, un giorno è arrivato, che non ha ancora dato una propria declinazione. Quindi vuol dire che comunque la SFDR ha imposto già un salto interessante di trasparenza. Rimane un 4% che ancora non ha detto non sappiamo cosa siamo, articolo 8, articolo 9 o articolo 6. Molto probabilmente sono quei fondi che stanno valutando con attenzione se fare subito il passaggio all'articolo 9 senza magari passare per l'articolo 8. Vediamo un po' la distribuzione, questo è sempre per darvi un'idea che sotto c'è una macchina che può consentire un'analisi importante del fenomeno SFDR in Italia e categoria per categoria ci dice qual è la distribuzione articolo 8, articolo 9 o articolo 6. Andando a vedere, vediamo che l'articolo 9 è molto forte, ovviamente nei fondi SRI, gli azionari green bond, perché questi come dire, fisiologicamente hanno un impegno, un commitment esplicito, ma è anche piuttosto buono nei fondi SRI azionari, vediamo diciamo un 24% di articolo 9. Altrettanto chiaro è come nei fondi tematici gli articoli 9, vedete un 57% nell'ultimo quadrante, abbiano una certa predominanza. Interessante vedere quanto valgono, perché il 39% del patrimonio gestito è relativo a fondi articolo 9. Quindi adesso dovrei tornare indietro e vediamo un po' molto velocemente.
Allora, qui se vediamo l'articolo 9 in termini di numero di fondi è al 28%. È interessante vedere come in termini di patrimonio siamo nettamente più sopra, siamo al 39% del patrimonio gestito, quindi vuol dire che gli articolo 9 sono, detta proprio così in maniera grossolana, sono i fondi più grossi e più importanti rispetto al... quindi in termini di volume di patrimonio la differenza è maggiore. Abbiamo fatto anche questa analisi, la maggior parte degli ETF, quindi abbiamo fatto lo stesso discorso degli ETF, gli ETF hanno una incidenza minore degli articolo 9, perché se andiamo a vedere al 30 giugno gli articolo 9 sono al 4%, gli articolo 8 sono all'8%, quindi questa è una differenza piuttosto marcata tra fondi e ETF. Magari poi questa tipologia ce la puoi spiegare tu. Io non, una spiegazione tecnica non mi azzardo a darla. Sempre in termini di Atlantis Rai vediamo l'ultimo spezzone, parola un po' anomala, insomma l'ultimo ambito di analisi, muoversi tra gli approcci che, a cui facciamo riferimento sono quelli classici indicati da Eurosif, quindi le modalità con cui il gestore può decidere di essere gestore responsabile. Li ripeto rapidamente, i tematici, strategie di best in class, strategie di esclusione, strategie norm-based screen, strategie di integrazione ESG, l'engagement e l'impact investment. Ovviamente sono strategie piuttosto diverse tra di loro. Andiamo a vedere, sempre grazie all'Atlante SRI, cosa emerge in termini di queste tipologie di approccio. Vedete che l'aggiornamento di giugno conferma già quanto emerso in ricerche precedenti che i criteri maggiormente utilizzati sono l'esclusione e l'ESG integration e best in class. Quindi significa che il 78%, insomma, siamo ampiamente sopra i due terzi dei fondi, prevede uno screening negativo iniziale, quindi esclude, al quale poi può aggiungere, andremo a vedere poi qual è il discrimine tra l'aggiungere e il può aggiungere, altre strategie, principalmente è l'integrazione dei criteri ESG. Vedete qua la differenza, questo è lo screening tra dicembre 2020 e giugno 2021. Allora, la classifica più o meno è quella, nel senso che l'exclusion è sempre la strategia più adottata, seguita dalla ESG integration, best in class, poi dopo c'è un cambio tra tematici ed engagement. Però vedete quanto sono aumentate le percentuali, segno che con l'introduzione della SFDR, uno degli obiettivi senz'altro centrati dall'introduzione di questa normativa è quella di aver imposto la trasparenza, ma non solo, anche una autoriflessione importante da parte dei gestori. Cioè, mi metto qui e cerco di capire e trasmetto qual è la strategia che c'è sotto il mio fondo. Perché vedete, faceva 100 e fa 100, nel senso che questa non è una somma algebrica delle percentuali, ma diciamo è quanti rispondono a, quindi domanda per domanda la percentuale di quanti hanno risposto. E arriviamo a, c'è un gap di risposte importante linea per linea. Qui riprendo quello che ho detto, segno che le società hanno adempiuto correttamente quanto previsto dal regolamento, evidenziando in modo più dettagliato i criteri utilizzati all'interno dei documenti societari. Un dato interessante è quello sui prodotti che utilizzano solo ed esclusivamente, come dicevo prima, attenzione, uno può usare l'esclusione da sola o combinata con altre strategie. È chiaro che l'esclusione da sola è, se vogliamo, il passo di inizio del gestore, perché è il passo più semplice in quanto semplicemente esclude delle asset class. La percentuale, dopo l'introduzione della SDR, si riduce notevolmente, passa dal 16 al 5%. Questo lo trovo un risultato piuttosto interessante, come anche obiettivi raggiunti dall'introduzione di questo regolamento. Cioè questa spinta alla riflessione, spinta alla trasparenza, ha spinto anche a un upgrade nell'applicazione degli approcci dei gestori.
Quindi i fondi che utilizzano solo il criterio di esclusione scendono da un 16% a un 5%. Qui ancora l'Atlante ci consente di vedere articolo 8 e articolo 9 in relazione ai 7 approcci. Sostanzialmente vedete che domina sia l'articolo 8 che l'articolo 9 l'esclusione, addirittura è più alta nell'articolo 9, però nell'articolo 9 vediamo che ci sono anche forme importanti come sostenibili tematici, che sono al 47%, e soprattutto forse la forma più estrema di investimento responsabile, che è la strategia d'impatto, che è addirittura un 16%. E andiamo a vedere adesso, abbiamo detto fondi che utilizzano solo l'esclusione, è interessante vedere, e questo ce lo consente sempre l'analisi, che i fondi che utilizzano esclusivamente l'esclusione divisi per l'articolo 8 e l'articolo 9 scendono dal 6 al 2%, normale la media era un 4, l'articolo 8 sono al 6, l'articolo 9 sono al 2, quindi c'è una, come dire, anche una sorta di logica in questo. Gli articoli più i fondi più committed hanno una sola esclusione minimale. Chiudo con ci vediamo a Salone del Serai, perché queste tematiche saranno poi riprese anche a Salone del Serai, dove, qui mi permetto di citare, con BlackRock abbiamo attivato una forma di sponsorizzazione che vedrà il momento importante all'interno del Salone, dove l'Atlante Serai sarà quindi gratuito per un periodo di tempo ai partecipanti del Salone, grazie appunto a questa sponsorizzazione, a questo legame che abbiamo con BlackRock. Allora, io ho finito, lascio la parola adesso ad Alessandro, che ci porta dentro la piattaforma. Bene, buongiorno. Io devi chiuderla tu, questa, credo. Sì, mi sposto sul CC. Ok, vediamo. Ok, perfetto. Allora, giusto per centrare un attimo l'argomento. Allora, Atlante SRI, che cos'è? Atlante SRI è la fusione delle competenze di Ethica News e delle competenze di Moneymate. Quindi, di base, questa piattaforma è nata da un'esigenza. Come tutte le buone idee, nascono sempre da delle esigenze fattive sul mercato. Perché quando io e Luca ci siamo incontrati la prima volta, ormai 7 anni fa buoni, e proprio mi ha invitato a un evento in cui si parlava al tempo ancora di finanza SRI, quindi finanza socialmente responsabile. Una delle prime domande che alla fine ci siamo fatti un po' entrambi, considerate che una piattaforma d'analisi finanziaria come la nostra, ma come qualsiasi altra che è disponibile sul mercato, mediamente all'interno ha dai 60 ai 70 agli 80 mila fondi dentro, perché il mercato è vasto, la scelta è vasta, fondi ETF. Quindi una delle domande che ci siamo fatti quando abbiamo cominciato a parlare di investimenti sostenibili è stata proprio quella di dire: ok, ma come li identifico? Perché spesso e volentieri, sì, ok, magari nel nome del fondo c'è scritto sustainable, però il vero problema era: ok, io come faccio a mettere in confronto prodotti che siano realmente simili? Perché dovete partire dal presupposto che un investimento SRI, e poi parleremo anche tra un secondo di cosa SRI e cosa ESG, perché sono cose collegate ma leggermente differenti, cioè un fondo SRI è un fondo. Un fondo che ha una politica di investimento che lo colloca all'interno di una categoria merceologica come qualsiasi altro fondo. Non c'è differenza. La differenza la fa sullo stile di gestione, sul commitment che ha il team che gestisce quel fondo e su come va proprio a muoversi sul mercato. Questo ha rappresentato fin da subito un problema. Perché? Perché è chiaro che quando tu confronti fondi socialmente responsabili col mercato, ti butti dentro in un oceano. Allora quindi la prima cosa che è venuta fuori parlando con Luca è detto: ma cavolo, ma voi sapete quali sono i fondi realmente socialmente responsabili in Italia? Certo, cioè li monitoriamo. E allora da lì è nata l'idea di Atlante SRI, che in realtà Ethica News già aveva, nel trasformare una piattaforma di analisi finanziaria. Quindi abbiamo preso la loro esperienza nel catalogare questi prodotti,
con l'esperienza di Moneymate nell'avere i dati e inserirli in una piattaforma di confronto. Quindi Atlantis Re che cosa fa? Sicuramente Atlantis Re si appoggia sul motore di FanFocus, che è un motore dell'applicativo Moneymate che serve per fare analisi finanziaria, quindi è a tutti gli effetti uno strumento di analisi finanziaria. Quindi dentro potete creare, confrontare i prodotti per gli indicatori finanziari standard, quindi performance, deviazione standard, cioè quello che normalmente fa un analista. È possibile integrarli in portafogli, quindi vuol dire che, un attimo che chiudo qua, è possibile quindi andare a creare portafogli reali, portafogli modello di prodotti. La differenza qual è? Sta nel fatto che all'interno di Atlantis Re, a differenza di FanFocus, ma a differenza, posso tranquillamente dire, di qualsiasi piattaforma d'analisi finanziaria al mondo in questo momento, ci sono prodotti che hanno un commitment Re, che è diverso dall'essere ESG. Perché? Perché nella parte iniziale, quando noi abbiamo cominciato ad approcciare come Moneymate la valutazione ESG dei prodotti, sempre grazie a Etica News, abbiamo adottato i fund metrics MCI, che sono presenti, integrati nella piattaforma Moneymate, da sempre. Però i fund metrics MCI misurano, valutano un fondo, un ETF, ma in realtà ancor più azioni, obbligazioni, in ambito ESG ad ampio spettro. Quindi io posso avere all'interno della piattaforma FanFocus Standard la valutazione ESG di un prodotto finanziario che non necessariamente abbia un commitment social responsible. Quindi ESG è un metodo di misurazione, ma quando parliamo di social responsible investment parliamo di prodotti finanziari che abbiano nel proprio statuto, nella propria, nel proprio modo di porsi nel mercato, sul mercato. Quindi alla fine nell'Atlantis Re troveremo ETF fondi che abbiano, come dicevo, un approccio social responsible, quindi sono molti meno, e già, se vogliamo, una sottoselezione di quello che è il mercato standard. Quindi qua dentro già si parte da una sottoselezione di prodotti che sono realmente social responsible e che vengono monitorati costantemente da Etica News. Ma questo non è sufficiente. Perché, come diceva Luca prima e come ho accennato prima io, un prodotto social responsible è annegato, quando parliamo di categorie, parliamo tranquillamente anche di categorie Morningstar, che alla fine, volente o nolente, nonostante sia un competitor, rappresenta uno standard di mercato che anche noi utilizziamo. Cioè, sostanzialmente, quando parliamo di categorie merceologiche, quindi categorie dei prodotti finanziari, tutti quanti utilizziamo un sistema più o meno, con varie digressioni, ma più o meno è quello di Morningstar. In questo caso Atlantis Re non usa un sistema di categorizzazione di questo tipo, ma usa un sistema di categorizzazione specializzato in ambito SRI. Quindi io qua, e come avete visto anche prima Luca nelle varie statistiche che vi ho fatto vedere, l'avete visto, cioè i fondi, e la stessa cosa gli ETF, sono catalogati con categorie specializzate. Perché qui l'obiettivo è mettere a confronto prodotti di natura simile, che abbiano obiettivi di investimento social responsible simili, per consentire al consulente, al gestore, all'investitore di poter confrontare prodotti reali sia dal punto di vista di politica ESG social responsible, ma anche dal punto di vista di finanziario, perché comunque sono prodotti di investimento, quindi magari uno dice ok, va bene la parte social responsible, ma io in quell'ambito lì, per il progetto che sto gestendo in ambito social responsible, voglio il prodotto migliore. Questo perché è stato fatto così? Proprio perché Moneymate, ad esempio qua sto prendendo i fondi reazionari, cioè Moneymate da tempo, da sempre, ha la possibilità di generare gli average on the fly. Questa qua è una caratteristica che ha sempre avuto il programma fin dall'inizio, che proprio cosa fa? Loro, cioè il sistema in automatico, quando io faccio un'analisi rischio rendimento, un'analisi con qualsiasi indicatore quantitativo, in automatico è possibile, se seleziono la voce, è possibile confrontare il rendimento del prodotto che sto guardando con la media del rendimento della categoria d'appartenenza. Quindi lui cosa fa? In tempo reale prende tutti i prodotti che fanno parte di quella categoria, calcola lo stesso indicatore sul
cioè su tutti i prodotti della categoria, genera una media e ti fa il grafico di confronto. Questo consente di creare un benchmark specializzato che in questo momento non ha uguali sul mercato. Cioè non esiste un altro prodotto in questo momento sulla faccia della terra che possa fare la stessa cosa, proprio perché questo database fatto in questo modo ce l'abbiamo solo noi. Quindi è possibile chiedere, ad esempio posso farlo qui, io posso prendere non so, questo prodotto a caso e chiedere questo prodotto come sta rendendo rispetto alla media dei rendimenti dei prodotti simili in ambito social responsible su un orizzonte temporale a mio piacimento. Quindi io sto vedendo che questo AB Sustainable nell'ultimo anno, perché mi sembra che sia in automatico l'ultimo anno, ha fatto un 36,6 contro un 30%, che è la media dei rendimenti dei 1.004 prodotti che ci sono all'interno della categoria. Cioè questo permette a me, che sto facendo un'analisi di mercato, di capire se questo prodotto che sto analizzando sovraperforma o sottoperforma rispetto alla media della categoria d'appartenenza social responsible. Ovviamente poi è possibile anche fare confronti diretti, cioè una piattaforma d'analisi, quindi ci mancherebbe altro. Ma l'altra cosa interessante è che poi, ovviamente, cos'è possibile fare nella parte di selezione dati, come dicevo, oltre ad avere tutti gli indicatori MCI, quindi andare a vedere carbon intensity, ESG coverage, quindi i classici indicatori fan metrics, MCI specifici però a questo punto per questo prodotto social responsible, è possibile visualizzare, ma poi vedremo anche tra un attimo, scremare i prodotti per le varie tipologie di approccio che hanno, quindi come diceva Luca prima, l'integrazione di ESG piuttosto che se adotta il prodotto che sto guardando un approccio norm-based piuttosto che impact, piuttosto di engagement e così via. Quindi questa piattaforma consente di fare tutta una serie di analisi a monte per capire se questo prodotto social responsible che sto valutando o se devo farmi un'idea sui prodotti social responsible che il mercato italiano mi offre, quali sono i migliori e perché. Stessa cosa a livello di scheda di dettaglio, perché la scheda di dettaglio offre al suo interno tutta la documentazione ufficiale, quindi tutta la parte... Ah sì, ok, non la vedevo sul monitor, scusate. Tutta la parte di report annuale, KID, scheda mensile, scheda semestrale. Ovviamente c'è tutta la parte sia di analisi rischio rendimento, quindi analisi finanziaria, e la parte di valutazione ESG da parte di MCI, quindi tutti i vari indicatori che integrano la coverage ESG, quanto è quality score, e quanto è buono, cioè la qualità ESG che il fondo è in grado di esprimere, ma soprattutto, oltre a tutta una serie di valori classici indicatori, grafici di asset class, questo grafico qua in particolare vi consente di vedere com'è posizionato il prodotto, qui sono anzi abbastanza racchiusi, all'interno della propria categoria d'appartenenza, quindi io vedrò sempre il pulsino grosso che è il prodotto che sto guardando e gli altri puntini colorati sono i prodotti simili e posso vedere ovviamente in ambito rischio e rendimento, quindi posizionamento e dispersione, quale magari il prodotto che fa meglio e che rischia meno. Questa cosa qua, tra l'altro, può essere utilizzata all'inverso, nel senso che parliamo qui di prodotti social responsible, parliamo quindi di una piattaforma specializzata, qui come puoi andare a vedere sia in ambito rischio rendimento ma anche in ambito di valutazione ESG da parte di MCI, posso andare a vedere quali sono i prodotti che sono di fatto greenwashing, perché qui io posso vedere i massimali, adesso andremo a vedere come si fa, posso andare a vedere i massimali magari sulla categoria del quality score da parte di MCI assieme alla coverage e magari scopro che il prodotto della categoria dei fondi SRI azionari, il migliore in ambito di quality score ha fatto 8, quindi vuol dire che il migliore di tutti a livello di quality è 8, magari con una coverage del 90%, e magari il fondo che sto guardando, che è nella stessa categoria, con fondo SRI, quindi in teoria, che ha un commitment social responsible, ha un quality score di 3. Da lì a quel punto mi devo porre qualche dubbio, perché vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, perché se il prodotto ha una coverage ESG, ha una politica dichiaratamente SRI, tutti gli altri fanno meglio a livello di quality, quindi applicazione dei criteri ESG, e questo c'ha 3,
probabilmente c'è qualcosa che non va e quindi magari nelle mie valutazioni se andare a investire o meno terrò in considerazione anche quel fattore. Questo proprio perché? Perché perché il sistema integra al suo interno anche un motore di ricerca di tipo quantitativo. Quindi vuol dire che io, al di là della selezione che ho fatto prima, cioè quindi prendendo i fondi a casaccio, io posso già qui fare una sottoselezione di filtri, basandoci anche sul rating Manemate, che è un rating che si basa sulla capacità del gestore di combattere la volatilità, ma questo è un altro discorso, e sui profili di rischio ESMA, quindi anche valutazioni MIFID. Però qui io posso andare a dire, ok, prendimi i fondi SRI, prendimi magari la categoria dei bilanciati flessibili, e qua il sistema ti sta dicendo ne ho 342 di fondi SRI bilanciati flessibili, e da qui io posso dire, ok, tralasciamo un secondo tutta la parte di analisi quantitativa, voglio sapere quali sono quelli che usano un criterio di esclusione. Quindi praticamente selezionando sì, in automatico il sistema ti ha già detto che 251 prodotti da 342 che abbiamo selezionato applicano un criterio di esclusione. E di questi io magari dico, ok, voglio quelli che magari abbiano comunque una performance sugli ultimi 5 anni che comunque sia... Scusate, ma non ho il mouse, sono un po' handicappato col mouse, col trackpad. Cioè che quindi abbiano performance tra il 3 e l'11% e lui fisicamente mi ha già detto 14. Quindi io qua con due clic ho tirato fuori dei prodotti socialmente responsabili, bilanciati, flessibili, quelli che hanno applicato un criterio di esclusione e che negli ultimi 5 anni abbiano avuto un determinato una determinata rendimento. E quindi io qua sono andato a incastrare in modo estremamente veloce criteri ESG SRI a criteri finanziari, lavorando su un perimetro già definito. Quindi questo vi fa capire che per un investitore che per modalità operative della propria azienda, perché magari è un investitore istituzionale che per mandato deve investire solo in ambito social responsible, questo prodotto diventa veramente una bussola, come ha usato prima come esempio Luca. Cioè diventa proprio una bussola che mi permette realmente di orientarmi all'interno di questi sistemi e capire come approcciare l'investimento social responsible. Io più o meno avrei finito. Terminiamo. Enrico, sì. Allora, noi abbiamo avviato questa chiacchierata parlando di complessità dello scenario che si sta delineando, ma una complessità legata ai volumi, alle quantità di prodotti che oggi si classificano in qualche modo come responsabili SRI o ESG, se vogliamo, o comunque articolo 8, articolo 9, il botto degli articolo 8 che si registra. A tuo avviso qual è il modo per uscire da una situazione di questo genere, per cercare di capire veramente qual è il progetto su cui investire? Noi l'abbiamo chiamato ricerca della ESG identity del soggetto che ci propone il prodotto. Certo, è giustissimo. Farò un piccolo preambolo nel rispondere alle due domande, Luca. E dobbiamo partire probabilmente da 2020, perché per noi il 2020 in BlackRock è stato l'anno in cui abbiamo delineato una nostra convinzione che il mondo era praticamente su un punto di svolta e che sarebbero iniziate delle riallocazioni molto importanti di capitale proprio a vantaggio della sostenibilità, no? E effettivamente, se guardiamo a livello globale i dati di raccolta trimestrale di ETF e fondi sostenibili dal 2019 ad oggi, vediamo che nel primo trimestre del 2019 i nuovi investimenti in fondi e ETF sostenibili, e in tutte le loro eccezioni, anche quelle più, se vogliamo, light, erano di 31 miliardi di dollari.
Siamo arrivati all'ultimo trimestre del 2020 con 153 miliardi di dollari e se avessimo un grafico vedremmo una crescita pressoché esponenziale, quindi una progressione che certo non è stata lineare ma anzi geometrica. Cosa ha, diciamo così, facilitato questo cambiamento nelle allocazioni di portafoglio degli investitori? Beh, secondo noi è il risultato di una serie di fattori. In primis, una disponibilità di dati ESG migliori. Non dobbiamo dimenticare che nel 2011 l'80% delle società quotate che facevano parte dell'indice S&P 500 non riportava metriche ESG, cioè non avevamo a disposizione nessuna, diciamo, metodologia quantitativa in grado di fornirci uno screen o comunque un'analisi del profilo di sostenibilità di quelle aziende. Oggi, o meglio, nel 2019, il 90% delle società quotate che sono incluse nell'indice S&P 500 riporta dati ESG. Questo è già, diciamo così, un dato molto importante nello spiegare la crescita degli investimenti sostenibili. Il secondo punto lo hai toccato tu, la grande proliferazione di strumenti sostenibili. E abbiamo visto un tool come quello, appunto, che ci è stato mostrato poc'anzi, effettivamente ha come obiettivo quello di aiutare l'investitore a navigare questa grande offerta di strumenti, no? Ma non vi nascondo che quando parliamo di investimenti sostenibili, questo è anche il nostro lavoro quotidiano, cioè parlare con gli investitori e cercare di orientarli a seconda della loro sostenibilità, della loro sensibilità verso queste tematiche e anche del loro budget di rischio, che poi io tutte le volte è un rischio relativo, perché qui il punto è che inizio ad affrontare, diciamo, il tema che tu mi poni, è che la maggior parte delle gestioni di portafoglio continuano ad adottare benchmark tradizionali. Quindi se io mi confronto con un benchmark di mercato, ma al contempo voglio implementare, diciamo così, considerazioni di tipo sociale, di governance e ambientale all'interno del mio processo di investimento, devo essere consapevole che nei risultati finanziari lo pagherò. E posso pagarlo poco o posso pagarlo un pochino di più, no? Ecco, tra un attimo magari sarò più preciso e vi dirò qualcosa in più di quello che stiamo facendo in BlackRock in questa direzione. Terzo punto che spiega, diciamo, la grande crescita degli investimenti sostenibili in termini di masse gestite a livello globale è un crescente consenso sulla sostenibilità come driver persistente della performance. Perché vi dico che è un crescente consenso, ma non c'è ancora effettivamente la parola fine su questo ambito, perché come sappiamo, un po' l'evidenza del Covid ce lo dimostra, l'efficacia dei vaccini, abbiamo bisogno di tempo perché una statistica si consolidi e mostri, che so io, che le considerazioni di tipo ESG conducono alla costruzione di un portafoglio che nel lungo periodo è in grado, diciamo, di sovraperformare il mercato, ce ne vuole ancora, non stiamo ancora lì. Quindi è un tema ancora dibattuto. Però il fatto che molti investitori ritengano che questo sia il caso degli investimenti sostenibili, di per sé questo alimenta la crescita che stiamo osservando. Ora, questa riallocazione, diciamo, globale del capitale verso aziende più sostenibili, riteniamo che possa continuare nel tempo e crediamo anzi che gli investitori che si muoveranno più rapidamente per prendere parte, diciamo così, in questo processo di riallocazione ne beneficeranno anche dal punto di vista dei risultati finanziari. E, come sappiamo, la sostenibilità ha anche una rilevanza ai fini, se volete, della gestione del rischio del portafoglio e diciamo, dell'analisi rischio-rendimento dei nostri portafogli, cioè delle caratteristiche proprio di rischio-rendimento delle allocazioni che mettiamo in essere. Il fatto che le strategie sostenibili possano dare solidità al portafoglio lo abbiamo visto durante la crisi del Covid. Nel primo trimestre dell'anno scorso, nel primo trimestre del 2020, il 94% degli indici sostenibili ha sovraperformato le loro controparti tradizionali, diciamo, i loro benchmark di provenienza. E se estendiamo un pochino l'orizzonte di osservazione e includiamo gli altri tre trimestri del 2020, quindi tutto l'anno, questo dato si ferma comunque a livello molto alto, l'81% degli indici sostenibili ha sovraperformato quelli di provenienza. Capite che quando parliamo di indici io non posso non fare riferimento a quanto le strategie indicizzate siano importanti per noi in BlackRock. Vi dico dei numeri, degli 8.7 trilioni di masse gestite che BlackRock aveva alla fine del 2020, 5.7 fanno riferimento a strategie indicizzate e tra queste
2.7 da iShares. iShares è la famiglia di ETF di BlackRock. iShares è il leader di mercato a livello globale nell'industria degli ETF ed è anche leader nella ETF sulla sostenibilità. Sia diciamo, per dimensioni dei nostri fondi, sia per scala. E effettivamente, se andate a guardare la nostra gamma di ETF sostenibili, potreste avere un qualche problema di navigazione, perché ne abbiamo così tanti sulla stessa esposizione, che so io, MSCI World, declinati in N diversi modi riguardo alla sostenibilità, vi potrebbe portare un pochino di... Però in realtà... il concetto chiave qui è che effettivamente tramite gli ETF che sono prodotti quotati, facilmente accessibili a qualunque tipo di investitore, anche a quello più piccolo, noi rendiamo possibile l'implementazione di considerazioni di tipo sociale, ambientale e di governance nel processo di investimento per qualunque investitore. Io mi ricordo qualche anno fa, quando in contesti come questo ci trovavamo, dicevamo che la sostenibilità era, tra virgolette, un lusso che poteva permettersi solamente il grandissimo investitore, quasi mai italiano, grandi investitori istituzionali del nord Europa, no, che sono stati precursori in questo ambito. Perché quindi, secondo noi, è importante favorire l'accesso a queste strategie tramite ETF? Appunto perché l'ETF come strumento finanziario è quello più accessibile a tutti. Per dire, anche una persona che ha pochissimi risparmi, va in borsa, può comprare una quota di un ETF sostenibile. Prima abbiamo visto i dati di Borsa Italiana che lui ci ha mostrato. Una quota può valere qualche decina, al massimo centinaia di euro. Quindi non abbiamo il problema di accessibilità. Ecco, in BlackRock crediamo che gli ETF e i fondi indici, quindi le strategie indicizzate sulla sostenibilità, cresceranno di 6 volte nel decennio in corso, quindi passeranno dagli attuali circa 200 a circa 1.200 miliardi di massa in gestione, quindi siamo super ottimisti su questo. Articolo 8, articolo 9, perché tanti articolo 8? Allora, il modo in cui questi strumenti sono concepiti è che devono aiutare l'investitore a migliorare il profilo di sostenibilità del portafoglio, producendo al contempo noi gli stessi, ma comunque risultati finanziari, quindi rendimenti comparabili a quelli dell'indice di provenienza. Siamo in un certo senso ancorati agli indici di provenienza perché, come vi dicevo, sono ancora quelli più comuni e più utilizzati da qualunque tipologia di investitore, anche quello più attento alla sostenibilità. Caratteristiche quindi simili in termini di rischio rendimento e di costo. Non dovete stupirvi se navigando nella nostra gamma di prodotti vedete che il prezzo, cioè il TER, le commissioni che noi chiediamo per i ETF sostenibili sono allineati a quelli di ETF tradizionali. E a nostro modo di vedere questo è anche, qualcosa che vuole ridurre qualunque ostacolo, anche di tipo commissionale, quindi di tipo economico, all'accesso a questa tipologia di strategia di investimento. Il modo in cui abbiamo sviluppato la gamma tende a proliferare gli strumenti, perché noi distinguiamo i nostri strumenti in due grandi tipologie, in due grandi famiglie. La famiglia avoid, quindi dove vogliamo evitare l'esposizione ad alcune società o temi di investimento, business, che non riteniamo desiderabili. Andiamo ad escludere per esempio dall'universo investibile quelle società che sono coinvolte in settori o attività come armi, carbone per finalità termica, tabacco, violazioni dei principi delle Nazioni Unite, quindi del Global Compact. E qui rientrano i nostri prodotti che definiamo screened, ovvero che largo circa rimuovono il 10% dell'universo investibile dell'indice normale, dell'indice di provenienza. Cosa hanno di attraente per l'investitore questi strumenti? Il fatto che producono dei risultati finanziari molto vicini a quelli del benchmark che già abbiamo, del benchmark tradizionale. In termini di tracking error, che è la statistica che noi utilizziamo per misurare tutto gli scostamenti, nelle performance e nei rendimenti, stiamo attorno a 0,5 punto percentuale su base annua. Eppure, a fronte di questo modesto rischio relativo che prendo rispetto al benchmark, ho già un incremento abbastanza significativo di tutte le metriche ESG, soprattutto dei ESG rating.
Ecco, immaginate che noi offriamo solamente in ambito azionario questi strumenti sull'esposizione globale, quindi indici come MSCI World, MSCI Emerging Market, sulle esposizioni regionali, quindi MSCI Europe piuttosto che, MSCI EMU per dire solo la zona euro. Su singoli paesi, Stati Uniti, Giappone, ecco, capirete che già un bel numero di strumenti rientrano in questa categoria. La seconda parte della nostra offerta, il secondo grande gruppo, noi lo chiamiamo Advanced, sono strategie cosiddette best in class, quindi andiamo a rimuovere ben più del 10% dei nomi che compongono l'indice originale, andiamo a prendere e a focalizzarci all'incirca sul 25% della market cap, quindi andiamo a scremare moltissimo, tanto per farvi capire un indice come l'MSCI World che ha circa 1500 titoli nella sua variante SRI Fossil Fuel, c'ha la metà dei titoli, 700 titoli, quindi abbiamo sicuramente più rischio specifico e siamo più concentrati, siamo meno diversificati dal punto di vista finanziario, però abbiamo anche un miglioramento veramente significativo di tutte le metriche ESG, non solo del rating ESG del portafoglio, ma anche per esempio del carbon footprint, perché questa nuova metodologia va a abbassare di molto la soglia delle emissioni. Ecco, ripetiamo quelle esposizioni che ho detto prima per questa tipologia di prodotti, siamo già praticamente a più una trentina di strumenti che noi abbiamo quotati, no? Ora c'è una gradazione intermedia che mi salto, lo screen del Nasdaq, ma che di fatto parte dagli screen e fa un'ottimizzazione tale per cui si massimizza il rating nel rispetto del vincolo che il carbon footprint, quindi le emissioni debbano essere ridotte e abbattute almeno del 30%. Capite che si va presto a proliferare il numero di strumenti. No? Tra l'altro, questo non esaurisce quello che voi potete investire in termini di sostenibilità con la gamma di ETF attuale, perché l'innovazione più recente dell'indicizzazione a livello sostenibile sta nei cosiddetti Paris Aligned Benchmark, no? Che sono quegli indici che vengono ispirati dall'accordo di Parigi e che di fatto si propongono all'inizio di abbattere almeno del 50% il carbon footprint rispetto all'indice originario e poi anno su anno ridurre di un ulteriore 7% il carbon footprint dell'intero portafoglio, di fatto procedendo per un'ottimizzazione. Ora, cos'è che sta spingendo verso questa sempre maggiore sensibilità verso i temi climatici? Innanzitutto l'idea che il rischio climatico rappresenti un rischio di investimento che all'inizio era un'idea di pochi, era forse una novità, adesso è diventato un mainstream. Cioè, sfido io a trovare qualcuno che non sia consapevole del fatto che c'è un rischio fisico nel momento in cui andiamo ad investire in un'azienda che magari può essere impattata direttamente da eventi climatici estremi, pensiamo alle inondazioni, no? Terremoti, ma c'è anche un rischio di transizione nel momento in cui andiamo verso un'economia sempre più net zero, dove le emissioni nette dovranno entro il 2050, come si dice l'accordo di Parigi, essere ridotte a zero, questo per fare in modo che l'aumento delle temperature rispetto ai livelli preindustriali non superi il grado e mezzo. È importante raggiungerlo entro il 2050 semplicemente perché in questo modo abbiamo il 50% di probabilità di non causare danni estremi irreversibili. Nel 2020 ci sono diversi report dell'industria assicurativa, effettivamente noi abbiamo assistito a eventi meteorologici estremi con una frequenza che non si era mai verificata prima. C'è poi appunto la regolamentazione, quindi i governi regolatori che vanno verso una net zero economy che favoriscono questo processo. E poi c'è il tema dell'innovazione tecnologica, cioè il fatto che l'energia pulita abbia un costo comunque decrescente che di per sé porta a ridurre l'intensità di carbonio, quindi a favorire l'energia elettrica e altre fonti energetiche che fanno ricorso a fonti fossili. E poi c'è la forte domanda degli investitori, come vi dicevo prima. Adesso, andando un pochino più nello specifico, quindi andando a guardare gli ETF europei, non tutto il mondo, pensate che nella prima metà di quest'anno, nel 2021, ci sono stati 33 miliardi in ETF di diritto europeo di nuovi investimenti e appunto in sottostanti ESG, prevalentemente best in class SRI, reduced fossil fuel nel nostro caso.
a fronte di 37 miliardi complessivi dello scorso anno, quindi abbiamo già quasi raggiunto in 6 mesi il livello di nuovi investimenti. Ora, come si arriva, diciamo così, in questa definizione, se volete, metodologica degli indici pari Sanaim? Come dicevo, l'obiettivo è quello di contenere a un grado e mezzo l'innalzamento della temperatura entro il 2050. Si stima che ci siano circa 50 trilioni di investimenti che dovranno essere fatti per arrivare a costruire un'economia net zero entro il 2050. E questi indici cosa fanno? Hanno un filtro sulle attività aziendali, quindi si va a rimuovere le esposizioni a società coinvolte in attività come per esempio l'estrazione di gas e petrolio, l'utilizzo di gas e petrolio per le finalità, quindi carbone termico, armi sia controverse che nucleari e in genere a tutti quei business che hanno un'alta emissione di carbone. Quelli si proprio escludono a priori. Dopodiché si va a ridurre praticamente le emissioni almeno del 50%, quindi si costruisce un indice che abbia già all'inizio un carbon footprint che sia la metà di quello normale e poi questo diciamo, carbon footprint andrà a ridursi anno su anno del 7% perché se facciamo un esercizio diciamo, di compounding vedremo che solo con una riduzione del 7% si raggiunge l'obiettivo di ridurre diciamo di arrivare a una net zero economy nel 2050, quindi sono assolutamente diciamo, ispirati ai principi dell'accordo di Parigi. No? E questo diciamo così, finisce un pochino, dal mio punto di vista, la parte diciamo, legata al prodotto, alle strategie di investimento e spiega anche perché i posizionamenti di portafoglio sono in questo momento diciamo, dichiaratamente sull'articolo 8, perché anche nella versione diciamo, più integralista di integrazione dei principi G, sto parlando dei principi best in class, noi li classifichiamo come articolo 8. Perché li classifichiamo come articolo 8? Perché comunque nella costruzione di questi portafogli si ha innanzitutto come punto di partenza e come ancora la costituzione, diciamo, il benchmark tradizionale. Quindi l'obiettivo rimane un obiettivo che c'era precedentemente all'articolo 8, esatto. E che è quello esatto. Finalmente se vuoi finanziare. Esatto. Ora però non dobbiamo cadere nell'errore di ritenere che tutto quello che è articolo 8 è una forma light di implementazione, perché quando passiamo da screen a sarà il best in class, il tracking error passa da 50 punti base a più di 2 punti. Quindi in realtà, diciamo così, questa proliferazione di strumenti che pur all'interno dell'articolo 8 serve, secondo noi, all'investitore per diciamo, soppesare diciamo, trade-off tra risultati, obiettivi legati alla sostenibilità che vuole perseguire e risultati finanziari che va a generare. E a seconda diciamo, della sua preferenza, da una preferenza individuale, potrà scegliere non so, la famiglia sempre all'interno di articolo 8, screened, enhanced, piuttosto che best in class SRI. Ma ecco, non sono chiaro, prima il vero problema è che appunto con questa etichetta così diffusa, di fatto dentro c'è il minimo e il massimo, è come prima, esatto. Nel senso c'hai un contenitore così vasto che... Però ti volevo fare una domanda. Sì. Tu hai detto, hai parlato di, come dire, progressioni importanti in termini di volume, in termini di sforzo, e hai anche dettagliato come sì, ci sia il benchmark, ma ci sia un'attività importante di analisi, di ricerca da parte della società per upgradare nei diversi livelli che hai citato il prodotto. Così, a braccio, quanto la forza di team ESG interno è aumentata negli ultimi 3 anni, cioè da un 1 era 1 è diventata 10, era 1 è diventata 3, era 1 secondo te quanto anche accompagnerà queste progressioni di cui tu stai parlando? È aumentata tantissimo. Adesso dare un diciamo, riferimento quantitativo, ho detto abbraccio, così ha impressione. L'impressione direi, sì, direi, allora 10 mi dà l'idea che siamo arrivati, non siamo mai arrivati, c'è sempre qualcosa da migliorare evidentemente. Però vi posso citare diciamo, alcuni dati proprio sulla nostra società, no? Riguardo gli agenti, se vogliamo. Allora, innanzitutto, perché promuoviamo investimenti sostenibili? Perché secondo noi possono anche offrire migliori risultati dal punto di vista finanziario, quindi migliori rendimenti per gli investitori. Ci siamo dotati di un team di ricerca dedicata. Ora questo team di ricerca, al fine di migliorare significativamente diciamo, gli aspetti legati alla sostenibilità all'interno del processo di investimento,
utilizza 15 descrittori rilevanti aggregati in un unico segnale di investimento. Quindi sulla base poi questi 15 descrittori rilevanti di un dataset che si compone di 250 key performance indicator ESG, che sono quelli che ci provengono dai diversi provider che coprono le società in questo ambito. Quindi il primo punto è il team di ricerca dedicata, che ovviamente è stato costituito e rafforzato nel tempo e probabilmente verrà ulteriormente rafforzato in futuro. C'è poi il secondo punto, che è quello dell'integrazione in tutte, diciamo, in tutta la filiera del processo di investimento. Quindi l'utilizzo delle informazioni ESG in questo momento avviene in tutte le asset class e in tutte le strategie che noi gestiamo. E abbiamo pienamente implementato le metriche ESG in tutti i portafogli attivi, quindi in quei portafogli dove abbiamo discrezione statica, esatto, e anche sui portafogli nella nostra piattaforma di advisory. Rendiamo disponibili più di 1200 metriche ESG su Aladdin, che è il sistema proprietario che adottiamo per la gestione del rischio, non solo nella nostra società. E quindi, ecco, secondo punto, oltre alla ricerca dedicata, direi integrazione in tutte le parti della filiera del processo di investimento. Poi ovviamente c'è la parte che ho già toccato poc'anzi, che è appunto fornire soluzioni di investimento sostenibili. Lì magari dobbiamo dare un qualche numero. In questo momento gestiamo più di 200 miliardi di attività marcatamente ESG, vuol dire, diciamo, o con uno screen molto avanzato, o best in class, o impact. Okay? Ma se dovessimo sommare anche tutti quei portafogli che gestiamo e che adottano uno screening, dovremmo sommare a questi 200 miliardi 620. Okay? Negli ultimi tre anni abbiamo lanciato o riposizionato a livello globale qualcosa di 140 fondi in ambito sostenibile. Quindi è chiaro che noi stiamo dal nostro lato costituendo tutte le condizioni perché gli investitori possano adottare sempre con più facilità e senza, diciamo, costi incrementali strategie di investimento sostenibili, ma dobbiamo pur tuttavia ricordare che noi operiamo in nome per conto degli investitori, cioè non diciamo, eseguiamo dei mandati che gli investitori esplicitamente ovviamente ci danno. Nel momento in cui sottoscrivono un fondo, il mandato è, diciamo, scritto nel prospetto di quel fondo, non possiamo, diciamo, no? Ecco, quindi per rispondere alla tua domanda sulle residenti, io la sto vivendo molto come, diciamo, uno sforzo notevole che BlackRock viene fatto anche a livello di nuovi prodotti per rendere sempre più investitori in grado di poter implementare questa strategia di investimento qualora lo desiderano. Ultimo punto, ma non per importanza, la stewardship, il fatto che noi comunque deteniamo diciamo, azioni in quasi tutte le società quotate al mondo, questo vuol dire che abbiamo una responsabilità e di fatto ingaggiamo le aziende sui temi della sostenibilità oppure su quei temi che noi riteniamo possano, pur essendo legati alla sostenibilità o proprio perché lo sono, avere un impatto sulle performance di lungo termine delle società che partecipiamo. E per darvi dei numeri, nel 2020 abbiamo votato qualcosa come 153.000 risoluzioni nelle assemblee varie degli azionisti in 85 paesi, 85 mercati. È un numero straordinario. E non solo, abbiamo, diciamo, fatto sentire la nostra voce in assemblea votando appunto queste 153.000 risoluzioni, ma abbiamo anche ingaggiato il senior management della società, cioè la leadership della società, più di 3.000 volte su temi legati alla sostenibilità. Questi sono dati pubblici, li trovate nel nostro Investment Stewardship Annual Report, quindi non vi sto dando nessuna informazione riservata. Credo, ecco, che a una lettura, diciamo, combinata di queste cose che vi ho appena raccontato, penso che nella nostra società sì, la ESG Identity sia molto forte e si stia rafforzando ulteriormente nel tempo. Infatti, soprattutto abbiamo impostato un percorso di, come dire, integrazione, di consapevolezza, per questo andare a rafforzarsi in quanto prosegue. Allora, hai toccato una serie di temi che mi scatenerebbero domande per le prossime tre ore. Però vedo che sono le 10 e il nostro slot credo che sia chiuso, quindi ti ringrazio per essere stato con noi questa grazie per averci invitato di apertura. Non ho avuto, adesso poi ho già cominciato, ho sentito anche la plenaria della Sessione del Risparmio, per cui direi che Ale, se hai qualcos'altro da aggiungere, se no salutiamo, ringraziamo. Grazie a tutti e buona Sessione del Risparmio a tutti. Grazie. Grazie.